Gli anziani raccontano, i bambini registrano le loro storie. Nelle scuole primarie dell'Alta Vallagarina un progetto interattivo per conservare la memoria del territorio. Microfono in mano, i bambini delle scuole dell'Alta Vallagarina hanno raccolto le testimonianze degli anziani e ne è nato un progetto innovativo che ha coinvolto le scuole e l'associazione Porto Beseno. Gabriele Carletti ci dice di più. Che avete imparato il dialetto? I genitori, perché la mia mamma e mio papà a casa parlavano soltanto italiano. Volevo andare alla scuola di cucito anche. Storie di migrazione, storie di vita. Gli anziani raccontano, i bambini registrano le loro voci e le traducono in scritti e disegni. Un progetto che ha coinvolto una novantina di bambini delle primarie di Besenello, Calliano e Volano. Affidiamo loro un microfono con delle cuffie e sono loro i veri raccoglitori della storia, del testimone. Oggi i bambini, insegnanti, genitori e nonni si sono incontrati a casa Legatta, Volano, davanti a questo jukebox della memoria. Che testimonianza ha portato? Mi? La vada, sono stato nelle miniere del carbone del 48. E dove? A Winterslaat. In Belgio? Belgio, non si parla flamingo. E così i bambini possono riscoprire con tecnologie moderne la vita dei loro nonni. Come si vestivano? Non come oggi, non con i jeans belli, brillantini, con tutto, un po' con le braghe, le femmine non avevano le braghe ma avevano i vestiti e i maschi invece portavano i pantaloni. Un'esperienza che ha emozionato anche chi ha qualche anno in più. A me hanno fatto un regalo grandissimo perché sembrava di essere a scuola.